parte un inizio un po' di disorientamento, ma fisiologico, poi il motore si è assolutamente messo in moto e devo dire con anche degli interventi individuali da parte dei docenti. E ne sta venendo fuori una cosa molto carina, ma soprattutto uno spirito, un forte spirito di gruppo, cioè si lavora in team, tanto che i consigli di classe, si incontrano, virtualmente per poter predisporre di volta in volta delle griglie che adesso stanno preparando anche quelle di valutazione, visto l'ultima nota, da parte del nostro Ministero dell'Istruzione, che abbiamo chiaramente condiviso, che dava delle linee piuttosto pratiche a ciò che tra l'altro stiamo già facendo, e l'entrare in comunicazione con il ragazzo è completamente diverso dall'averlo davanti. Siamo noi a essere entrati nella loro vita attraverso uno strumento che, se prima in qualche maniera contestavamo per l'iperattivismo dei ragazzi verso questo strumento, oggi diciamo che per fortuna esistono invece questi strumenti, perché ci stanno dando la possibilità di poter continuare a seguirli, certo considerando che non si può più riprodurre lo schema tipico dell'insegnare in classe. In più, altra cosa molto positiva che ci riconosciamo tutti e tutti, è che forse stiamo scoprendo quel motto che noi abbiamo sempre condiviso, che insegnare è anche imparare, no? Si impara anche insegnando, ma è come questo momento sta avvenendo proprio questo, perché il ragazzo nel suo mondo ti accoglie di più, si sente più libero, incredibilmente diventa più creativo, ti fa più domande. All'inizio abbiamo incontrato qualche difficoltà nel coordinamento e abbiamo imposto un'unica piattaforma perché era la cosa migliore, ma devo dire che poi dopo una settimana, e infatti ci stiamo lavorando alacremente, hanno cominciato a chiederci qualcosa di più complesso. Questo è importantissimo. Poi dobbiamo pure renderci conto che non tutti i professori avevano delle abilità o delle competenze digitali, per quanto ormai usiamo tutti il registro elettronico, abbiamo la LIM in classe, però non è detto che poi siamo così capaci a utilizzarli, no? Per avere la LIM in classe, ma continuare a utilizzare il testo. Quindi anche questo è stato importante per i professori, mentre adesso c'è una curiosità da parte dei professori, ti dico addirittura a noi, hanno chiesto di poter entrare in una piattaforma più complessa, più ampia, che gli dia più possibilità di interagire con i ragazzi.